Perugia. Passiamo invece adesso Frosinone Salernitana, che non esiste, è Venezia Frosinone. Se vuoi faccio quella, scusa. Però no, perché adesso stavo pensando alla, alla Salernitana che gioca contro l'Empoli, e anche esatto, e anche al Frosinone contro il Venezia. Ho fatto un misto, ho fatto un miscuglio, mi scuso, ma mando Matteo avanti. Vuoi Venezia Frosinone? Ma dimmi Venezia Frosinone, che è il big match di giornata. Sì, possiamo dire che nella squadra di Moreno Longo si sta mettendo in luce il nuovo acquisto Ciano, che è arrivato dal Cesena quest'estate. Nonostante la presenza di Dionisi e Ciofani, diciamo si sta confermando un grandissimo attaccante che può giocare anche qualche passo più indietro. E invece il sorprendente Venezia è caduto la scorsa partita al tombolato nel turno infrasettimanale, offrendo però una prestazione al di sotto delle aspettative. Andiamo a vedere le formazioni: 3-5-2 per il Venezia con Audero, Andelkovic, Modulo e Domizzi. Brusca Gin, che a Marco piace molto, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo, Zigoni e Marzura. Per il Frosinone 3-4-3, Bardi, Brighenti, Ariaudo, Terranova, Ciofani, Gori, Maiello, Crivello, Ciano, Ciofani e Soddimo. Andiamo adesso invece a Bari, al San Nicola, per le formazioni ufficiali della partita tra Bari e Ascoli. Il Bari, che occupa la posizione numero 7 in classifica a quota 16 punti, cerca di accaparrarsene altri 3 contro l'agguerrito Ascoli, che dopo una serie infinita quasi di pareggi è riuscito a ritrovare la vittoria nell'ultima giornata contro lo Spezia per 3-1. Andiamo a leggere dunque le formazioni ufficiali. Il Bari si schiera con un 4-3-3 con Mikai in porta, in difesa Cassani, Ghiomber, Capradossi e Morleo. Curiosa, i centrali del Bari sono tutti ex Roma. Ghiomber e Capradossi. A centrocampo Teio, Petriccione, Busellato compongono l'attacco, Galano, Floro Flores e Improta. L'Ascoli invece si schiera con un 4-4-2 con Lanni in porta, Mogos, Padella, Gigliotti, Mignanelli in panchina, Carpani, Buzzegoli, Parlati e Bianchi a centrocampo, e le due punte saranno Clemenza e il grande Favilli. Favilli, ricordiamo. Tante Favilli ha fatto l'anno scorso. Avendo Clemenza comunque degli avversari con cui ha giocato, esatto. E completerei il discorso andando anche alla Spezia a leggere le formazioni di Spezia Cittadella. Sì, sì, vai, vai, vai. Due squadre che con diciamo obiettivi almeno a questo punto molto diversi, e con appunto i padroni di casa che occupano la diciottesima posizione a 13 punti in classifica, mentre gli ospiti, i veneti del Cittadella, occupano la posizione numero 10 a pari punti, comunque a quota 16 a pari punti anche con Bari, Salernitana, Pescara, Avellino e Novara. Ma andiamo dunque a vedere le formazioni con lo Spezia, che si schiera con un 4-3-1-2 con Di Gennaro tra i pali, poi De Col, Masi, Gianni e Lopez in difesa, Vignali, Bolzoni e Pessina agiranno davanti appunto alla difesa, con Mastinu alle spalle delle punte, Granoce e Marilungo. Il Cittadella si schiera con un 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Salvi, Pelagatti, Barnier e Benedetti in difesa, Settembrini, Iori, Bartolomei a centrocampo, Schenetti sarà il terminale. Sarà il trequartista alle spalle di due terminali offensivi che sono Litteri e Strizzoli, dunque formazioni speculari per le due squadre. E adesso andiamo a Salerno. L'abbiamo chiamata prima, adesso andiamo a Salerno, quindi vai. Visto che mi dicono che ci sono problemi di audio, cercherò di alzare il volume, il tono anzi della mia voce. Sì. Adesso no, chiediamo, adesso dovrebbe andare discretamente, chiediamo un attimo ai nostri ascoltatori se è così, comunque insomma scriveteci anche per questi problemi. Okay. Nel caso comunque dovesse funzionare, insomma avvisateci, così provvederemo a migliorare il sound, ecco. Sì, esatto, la qualità, perché qua non è solo quantità, è anche qualità, è soprattutto anche come sei saggio. Grazie mille. E appunto, tornando alla Serie B, possiamo notare come quest'anno, come ha già fatto notare gran parte del nostro studio, la Serie B sia tutta in pochissimi punti, cioè ci sono 10 punti tra la prima e l'ultima, in particolare ce ne sono solo 4 tra l'Empoli primo, okay, e la Salernitana che è in zona playoff.
Per l'appunto oggi c'è lo scontro, tra virgolette, definibile come diretto, anche se praticamente tutte le partite sono dirette in Serie B, tra Salernitana e Empoli in quel della Rechi, dove la squadra del buon Bollini si presenta con Radunovic tra i pali, il solito 3-5-2, con Mantovani, Schiavi e Bernardini, Schiavi autore anche dell'ultimo gol della Salernitana contro il Frosinone, Pucino, Minala, Signorelli, Ricci e Vitali, alle spalle di Rossi e Bocalon. Mentre l'Empoli risponde sempre con un 3-5-2, però diciamo più tendente al 3-4-2-1, con Provedel tra i pali, noto pararigori, Veseli, Romagnoli e Luperto, una fusione tra Lupo e Alberto, Luperto, e Di Lorenzo, Bennaser, Castagnetti e Pasqual, alle spalle di Ninkovic e Krunic, a supporto dell'unico bomber della Serie B, Ciccio Caputo, che Marco... Poverino soffre la sua assenza un pochetto. Bomber Caputo, un bomber di categoria che si conferma. Io sarei curioso veramente di vederlo in Serie A, perché se in Serie B segna così tanto vorrei vederlo alla prova della Serie A. Dovrebbe essere la prova del 9 per questo giocatore, che comunque credo abbia già una certa età, Marco. Sì, beh, arriverebbe in Serie A... Trentino, penso. Sì, sulla Trentina. Però secondo me potrebbe dire la sua, come diversi altri attaccanti che hanno avuto un percorso simile al suo. Sì, esatto. Poi, se ci vogliamo spostare a Pescara, chiedo aiuto a Valerio per il nome dello stadio, perché io non lo so. Lo stadio Adriatico. Lo stadio Adriatico di Pescara, sì. Il Pescara di Zeman, neanche a dirlo, si schiera con il 4-3-3. Penso, Non l'avrei mai detto. 4-5-1. 5-4-1. Abbiamo supposto un 6-3-1, ma invece Zeman ci stupisce. Invece il 4-5-1 è il modulo prediletto per il Fantacalcio. Ma dopo ne parleremo. Diciamo allenatore camaleontico. Mangiante è la qualità diciamo prediletta di Zeman. No, mangiante sta a Sky. Con Fiorillo tra i pali, Zampano sulla destra e Mazzotta sulla sinistra. Perrotta e Bovo, anche qui scuola Roma. Perrotta e Bovo. Non penso siano gli stessi. Perrotta, dici. Però è quel Bovo. Però è quel Bovo, quello sì. Con a centrocampo Koulibaly, fresco di prima rete in Serie B, e non è il fratello segreto di quello del Napoli. Brugman, Carraro e Mancuso ad agire insieme a Benali alle spalle di Pettinari, unica punta e tra parentesi fino ad oggi forse credo sia il capocannoniere della Serie B, o comunque uno di quelli che ha fatto più gol in assoluto. Mentre il Brescia si presenta con il 3-4-2-1 con Minelli, Somma, Gastaldello e Lancini. Gastaldello grande capitano della Sampdoria e del Bologna, Matteo, confermi? Sì, sicuramente. No, è impegnato a fare altro, Marco, lo cacciamo per favore. Sì, adesso sì, veramente era gettato fuori dallo studio. Ma l'ha venduto. C'ha troppe donne, Stomo, c'ha troppe donne. Veramente troppe donne. Troppe. Poi, centrocampo, Cancelotti, che è una fusione tra Cancelo e... No, è Carletto Ancelotti, Certo. Bisoli, Martinelli e Furlan, famoso Diego, con Ferrante e Pepin, che è amico di Papenna, alle spalle di Caracciolo, unica punta, ormai quarantenne, non so quanti anni c'ha Caracciolo, Matteo, secondo te? Così 36, così, 36. Secondo me sì. E niente, quindi questa è la formazione del Brescia, che cercherà di sfatare un tabù, ovvero battere Zeman fuori casa, non gli è mai riuscito, dopo sei perse e tre pareggi. Una statistica sicuramente molto interessante questa, e invece noi adesso andiamo a Palermo, in Sicilia, dove la formazione di casa scenderà in campo contro la Virtus Entella, squadra che si era ripresa, sembrava, per qualche partita, poi ha perso le ultime due, ha pareggiato l'ultima, quindi un momento non felicissimo per la squadra di Castorina, che va a giocare su un campo molto molto complicato. Andiamo a leggere quindi gli 11 in campo. Il Palermo con Posavec in porta, Cionek, Struna e Jiminski in difesa, con quest'ultimo che era in dubbio. È tornato Struna al Palermo. Sì, è tornato grande. Struna, anche Jiminski era in dubbio, ma... È stato buttato nella cimischia, diciamo. Sì, è stato buttato nella cimischia. Poi a centrocampo Rispoli e Morganella sugli esterni. Siamo con Muravski, Iaialo e Ciocev e a centrocampo, e l'attacco con Nestorovski e Coronado, uno degli attacchi più potenzialmente più forti della categoria. Risponde l'Entella col solito 4-3-1-2, Jacobucci in porta, Belli, Benedetti, Pellizzare e Brivio in difesa, Eramo, Troiano e Palermo a centrocampo, poi con Crimi che dovrebbe agire dietro le punte, De Luca e Lamantia. Questa è una formazione che Marco potrebbe recitare a memoria, quella dell'Entella. Sì, veramente, no? Come ai tempi Zoff, Gentile, esatto, Gabrini, esatto. Insomma. Ai tuoi tempi, insomma, sì, no, ai Marco? Miei tempi, ai miei tempi. Una squadra che Marco si è goduto, devo dire. Sì, nella pancia lui già tifava, dava calci. Ma mica l'altro.
Va bene, non comunque essere volgare, la prima puntata, per favore. Già ho capito quello che stai dicendo. No, nella pancia nello no, Matteo, ti conosciamo troppo, tutti. gli leviamo il mio, la prima censura dell'anno, per favore. Inaugura dai l'anno così. Inaugura l'anno col insomma microfono spento. Ecco a voi, Matteo Giuseppe. No. Sì. Manca ancora tutti qualcosa? Sì, manca. Sì, esatto, manca un fantastico Cesena Novara. Certo, allora portaci il prescelto Cesena Novara. Finirà 2-2. Portaci in quel di Cesena, allora. Sì, la classifica per i Romagnoli, diciamo, è deficitaria perché, diciamo, sono a un passo dalla zona rossa, ad un solo punto dall'ultimo posto. Comunque abbiamo visto che la classifica è abbastanza corta, ma è arrivata la sorprendente vittoria per 0-3 al Curi contro un Perugia che sta facendo male. Oggi c'è un impegno molto difficile contro un Novara che si ritrova a un passo dalla zona playoff, avendo anche messo in mostra diversi talenti, diverse sorprese. Andiamo a vedere la formazione delle due squadre, con il Cesena che si schiera con un 4-4-1-1 con Agliardi, Pertigone, Scognamiglio, Esposito, Fazzi, Vida, Schiavone, Di Noia e Dalmonte, e in attacco Laribi e Yallo San Marin, sì, esatto. Novara con Yallo, 3-5-2 Yallo. Montipò, allora nacque in quel del Con. Nacque ai piedi del Conero nel 1987. Golubovic, Trost, madre Del Fabbro, Dickman, Casarini, Orlandi, Moscati, Calderoni, e la coppia d'attacco per il Novara è Di Mariano e Da Cruz. Intanto vorrei appunto citare il primo ascoltatore che ci scrive, che ci indica appunto la giocata perfetta, quanto pare, per oggi: uno Matera, uno Lecce. E ringraziamo il nostro ascoltatore. Vabbè, mi raccomando, affollate la SNAI e giocatevi. Non seguiamo tanto la Lega Pro, quindi per i consigli sulla Lega Pro. Ma se vuoi, io ci sono anche tre partite in diretta, te le vado a dire. C'è la Sicula Leonzio che gioca in casa contro l'Acragas. Visto che non seguiamo la Lega Pro, ci affidiamo ai suoi consigli. Io direi 100 euro, uno Matera, uno Lecce. Vedi, già si è affidata. Comunque, mi raccomando, occhio al Pordenone che vi darà tante soddisfazioni. Intanto stiamo seguendo, c'è l'ingresso in campo, ci siamo. Infatti, voi stavate bighellonando, ma le squadre stanno entrando in campo. Mentre voi parlavate, mentre voi ci ascoltavate, noi guardavamo la Leotta intanto in loop. Ecco perché ero distratto quando Daniele prima. Esattamente, è stato però così. Però lei è veramente una persona sgradita. Talvolta la vera. Ma lei chi? Lui. No, sì, dicevo. Ok, perfetto. No, però volevo dire, appunto, adesso andremo in pausa musicale. La prima pausa musicale dell'anno. Una bella, Marco, di canzone, per piacere. Le ho dette tutte io le canzoni. Credo che arriverà un Ligabue. No, ne volete queste frasi inquietanti. Marco, veramente, guarda, non ricominciamo, Va bene, insomma, adesso andiamo a scegliere una canzone. Volete dirmi qualche consiglio? Ma tanto è tirannia, cioè non è che io se te la dico la guarda mia. Allora, vogliamo far partire subito un contest di quelli, insomma. Scriveteci la musica che vorreste ascoltare. Scriveteci anche le canzoni che volete. Intanto noi partiamo con Vulcano di Francesca Michelin. Ci sentiamo tra qualche minuto. Fuoco e capire se è vero.